Partiamo con lo spaesamento. Lo spaesamento, ovviamente ho già annunciato il mio di essere individuo non nativo digitale, ma penso che sia uno spaesamento comunque di tutti quelli che si trovano di fronte a una navigazione in internet sulla base dell'idea voglio studiare la storia, voglio capire qualcosa di questo o di quell'altro argomento. Il primo esempio che vi propongo avviene dal fatto che io fondamentalmente sono minimista, quindi sono proprio del tutto incluso qui dentro, ed è la famosa piramide federale. La vedete qui con Sobrano, Vassalli, Valvassoni, Valvassucci, Duomini Liberi, Sergio della Leva, eccetera, eccetera. Insomma, tutto ciò che noi, che si studia in un manuale di storia medievale, sia nelle medie che nelle superiori. Questa immagine che voi vedete ha una storia particolare, perché è l'immagine che Repubblica usò per illustrare un articolo di Giuseppe Serra, che insegna all'Università di Torino, in cui questo storico spiegava che la piramide feudale è una bella invenzione, non è mai esistita. Tant'è vero che l'articolista ci ha messo questa immagine. Ovviamente Bon Serra si è arrabbiato, c'è stata anche sguardata anche il tribunale, insomma, ha fatto delle cose. Ma quello che è interessante è che dell'articolo di Sergi non ne sa nessuno, ma questa immagine, se voi cliccate feudalesi immagini su Google, è la prima che esce, che vuol dire quella più diffusa, al punto tale che è utilizzata per esempio anche in questo sito in cui si parla di Garshoff, che è un grande storico, vale anche lui in tempi non sospetti, pensate al 1945-50 quando la conosceva questa storia che la piramide feudale è una bella invenzione, si farebbe bene a cancellare alcuni libri di testo, eccetera. Per illustrare questa invettiva contro la piramide feudale, vedete, dice ben lontano dai luoghi comuni della piramide feudale, dice Garshoff, ovviamente l'immagine che avete appena visto. E la domanda è, nella rete viaggiano insieme lo scritto delle conoscenze opposte, chi vince? È la prima questione che dobbiamo affrontare e che ci dobbiamo porre, anche se non mi piace la